do subito qualche indizio. È inglese, ha tre porte, fra le curve agile come un go-kart e quando acceleri ti incolla il sedile. Starete sicuramente pensando a una Mini, magari a una John Cooper Works, la più grintosa pistaiola di Oxford. Beh, se l'avete fatto sappiate però che vi sbagliate di grosso, perché oggi sono al volante di Mini Cooper SE, la prima full electric della casa britannica. Chiariamo subito che si tratta di un modo tutto nuovo di intendere la piccola hatchback UK. Scordatevi dunque benzina, pistoni e cilindri. A dare vita all'iconica inglesina ci pensa un silenzioso motore elettrico da 184 cavalli. Vi assicuro che una volta provata la sua spinta grintosa non vorrete davvero più farne a meno. A proposito, prima di cominciare ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi tutti gli ultimi video del nostro canale. All'esterno Mini Cooper SE mantiene inalterati i tratti caratteristici del marchio, con i bei fari tondi tondi a LED posti ai lati della griglia esagonale. Quest'ultima non mi convince del tutto, mi ricorda le labbra carnose di un grosso pesce, così come la presa d'aria sul cofano, che è finta e completamente chiusa. Ben riuscito invece il posteriore, con i fanali a LED che si illuminano a formare la Union Jack, la bandiera del Regno Unito. God save the Queen! Qui dietro niente terminali di scarico, c'è solo l'effigie ad hoc color energetic yellow, una tinta ripresa anche sulle calotte degli specchi laterali e sui cerchi da 17 pollici power spoke dal design asimmetrico. Nonostante questa configurazione ottimizzi l'aerodinamica migliorando l'efficienza energetica, la loro forma mi sembra troppo forzata e a mio parere rovina un po' l'armonia delle linee. Curati e magistralmente rifiniti gli interni, i sedili profilati sono in pelle di ottima qualità, così come il margine superiore del cruscotto, che è in plastica morbida. Mi sembra proprio di essere finito in una raffinata boutique londinese. I nottolini a centro plancia sono pratici e ben integrati con il sistema di infotainment, che su questa versione può contare su uno schermo touch da 8 pollici, incastonato all'interno di una cornice dai colori cangianti. Nuovo il quadro strumenti interamente digitale da 5,5 pollici posizionato proprio sopra il piantone dello sterzo. La forma allungata è appariscente, anche se molto spesso la corona superiore del volante con i suoi movimenti va a nasconderne alcune parti. Mini Cooper SE è lunga 3,85 m per 1,73 m di larghezza e 143 cm di altezza. L'abitabilità è in linea con quanto ci si può aspettare da un'utilitaria a tre porte omologata per 4 persone. Gioco forza dunque che i più alti sul retro debbano stringersi un po'. Io che sono alto quasi 1,90 m, per esempio, devo contorcermi per raggiungere il divanetto posteriore con la testa che sfiora il tetto. Anche il bagagliaio non fa miracoli, ci stanno giusto un paio di trolley, anche se con i suoi 211 litri in estensione a 731 è praticamente identico a quello della tre porte con motore termico. Premendo il pulsante d'accensione, il propulsore elettrico da 184 cavalli e 270 Nm di coppia d'un colpo prende vita e lo fa in maniera discreta, in punta di piedi. L'energia arriva tutta da un pacco batteria agli ioni di litio da 32,6 kWh. È vero, non è di certo una taglia record per il segmento, ma è comunque più che sufficiente per percorrere nella vita reale fino a 175 km. Di primo acchito resto sorpreso dalla risposta dell'acceleratore. Qui la coppia è erogata all'istante e con vigore tutta sull'asse anteriore. L'auto scatta con rapidità, bruciando lo 0-100 in 7,5 secondi. Pensate, solo un secondo più lenta di una Cooper S. Nulla da eccepire, il motore spinge forte. Fino ai 100 orari lo sprint è fulminante e mi incolla al sedile. Sopra questa soglia però la verve incomincia a scemare per appiattirsi quasi del tutto intorno ai 130 km/h. Le batterie influiscono sul peso, che vuole infatti a 1440 kg contro i 1270 della Cooper S.
ma gli accumulatori tengono comunque basso il baricentro, migliorando l'handling e regalando all'inglesina un'ottima stabilità nei rapidi cambi di direzione. Lo sterzo è sincero e comunicativo, risponde con prontezza ai miei comandi, permettendomi di pennellare traiettorie con precisione quasi chirurgica. Il volante però lo devo impugnare con vigore, questo l'unico modo per tenere a bada l'esuberanza di questa mini e per correggere le piccole sbavature in uscita di curva. Devo proprio ammettere che questa Mini Cooper SE mi diverte davvero molto, come non accadeva ormai da diverso tempo. Agile, veloce e grintosa, reinterpreta al meglio il go-kart feeling, un marchio di fabbrica che nel corso del tempo è andato via via sempre più scolorendosi. Con questa mini elettrica ritorna davvero a nuova vita. Peccato solo che la frenata rigenerativa non sia regolabile, passi attraverso modalità di guida a intensità crescente. In green, ma soprattutto in green plus, le decelerazioni sono marcate, il rallentamento è quasi violento. In sport ogni limitazione viene meno e così la Mini riesce a esprimere al meglio tutto il suo focoso carattere. I più smaliziati possono pure disinserire il controllo della trazione, purché lo facciano sempre con il massimo della prudenza. La ricarica rapida in corrente continua fino a un massimo di 50 kW consente di passare dal 20 all'80% di batteria in circa 35 minuti con un esborso ai supercharger Ionity che si attesta intorno ai 20 euro. Da casa il pieno di elettroni richiede ovviamente più tempo, con tempi di attesa che possono raggiungere anche le 16 ore. Alla prova del motoring, il nostro anello ideale per verificare i consumi, Mini Cooper SE si è rivelata molto parca, totalizzando 14,8 kWh per 100 km in città, 21,6 kWh per 100 km a 130 orari in autostrada e 13,4 kWh ogni 100 km a velocità da codice in extraurbano. Valori davvero molto equilibrati che la rendono ideale per il commuting quotidiano e per l'uso urbano. Più difficile ipotizzare invece un utilizzo che si discosti da quello cittadino. Scarno per un'auto dalla vocazione premium come Mini il comparto ADAS, che sull'auto top di gamma in prova può contare solo su frenata automatica d'emergenza, sensori anteriore e posteriore di parcheggio con telecamera e regolatore della velocità non adattivo. Mi sarei aspettato un po' di più. Mini Cooper SE è disponibile in 4 diversi allestimenti. La entry level attacca a 34.900 euro, mentre la Classic e la Electric costano rispettivamente 36.900 e 38.900 euro, con la top di gamma Yours come quella della prova che costa 41.900 euro. E ora voglio sapere cosa ne pensate voi di questa Mini Full Electric. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto mettendo un bel like se il video vi è piaciuto e seguendoci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e ovviamente sul sito motorbox.com. L'appuntamento è al prossimo video. Ciao!